Ragazze e ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora tocca a voi Arianna e Matteo. Ok, ci siamo. La telecamera un po' più in giù. Ok, ci siamo. E andiamo a giocare a questo nuovissimo gioco. Ringrazio Nintendo per avercelo dato. Un grandissimo gioco per voi nintendari. E attenzione, c'è sempre questa attenzione da level 5, che è quello che ha fatto anche Yo-Kai Watch. Questo qua è uno nuovo, Creve World, anche questo abbiamo già visto di marca. E andiamo con level 5 present Snacky World, esploratori di Dungeon Gold. Oh, questo è un gioco, è anche un cartone che c'è in Giappone, però vedete è stato tradotto in italiano la musica, chissà in giapponese com'era più bella. Però vedete, non ha senso come canzone, mangiate cotolette. Vedete, non ha senso sta musica. Quelle giapponesi sono sempre così, il giapponese sembra un'altra e questa è un'altra. Anche quella di Yo-Kai Watch era simile. Vabbè, salto se no stiamo... Nova. Allora, adesso ci farà fare il nostro personaggio. Ah, i capelli, devo scegliere il colore. Allora, ok, e mettiamo il nome. Ok, confermiamo. Questo è un bellissimo gioco che mi ha intrigato da quando ho visto i giochi di level 5, mi intrigano sempre per quello. Però l'ho visto e mi è subito piaciuto. Ma come vi dicevo, mi intriga tantissimo questo gioco qua. Però con la R potete andare veloce, vedete, così saltate subito le musiche, le robe varie. Se no ci impieghiamo 30 anni insieme a fare sto video qua. E mi piace tantissimo questo gioco. A me piacciono tantissimo i giochi di level 5. Infatti Yo-Kai Watch quasi tutti. Ah, riprende ancora la canzone con la Hits come Super Smash Bros. Che tenete premuto, passate. Capitolo 1 Snack World, l'antipasto dell'avventura. È un gioco straordinario. A me, ve lo sto ripetendo, ma è, penso che sia il gioco bellissimo. Beh, questo qua è un ragazzo che dovrebbe essere uguale a me. Ok, dobbiamo scendere dalla signora. Beh, vi dico, conviene e ve lo consiglio.
Poi riprende anche tante volte qualche cosa delle voci di Doraemon o degli Yokai Watch. Delle chiavi, mi sembra. Una targa. Sentite? La voce è quasi simile a quella di Yokai Watch. Ok, ora noi dobbiamo uscire da di qua e troviamo subito... Guardate che bella la cittadina, il paesino, città e castello. Vado veloce. Ah, questo qua è il ragazzino che abbiamo visto nel video musicale. Ok, andiamo fino al castello, poi lo rivedrete su Twitch, perché andremo a giocarci su Twitch. Guardate, si aprono le porte perché sanno di già che sta arrivando Teo e aprono le porte! Ebbene. Un consiglio mio è, se vi piacciono questi tipi di giochi, che erano prima per 3DS, ma adesso sono passati per Nintendo Switch, perché il 3DS, 2DS, cioè, ci sono tantissimi giochi, non perdetevelo, perché è una console fantastica e ci sono tanti giochi che dovete recuperare, se vi piace così tanto Nintendo. Ma anche qua, come tanti giochi come Super Mario Maker per 3DS, o il magnifico Capitan Toad per 3DS, un'avventura, tutti i giochi che avete visto anche su console, ma poi anche su lì. E vi ricordo di prenderli, perché possono essere una bellissima cosa da avere in casa come gioco che avete avuto e provato anche. Però vi ricordo che questo video qua è sponsorizzato da PDP Games, il controller e tutti i vari cosi, componenti di... Ok, dobbiamo uscire. Va bene ragazzi, avete visto un pezzo, lo rivedrete su Twitch. E ringraziamo ancora Nintendo per il gioco e ci vediamo alla prossima! Sempre e soltanto Nintendo!